Buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati con questa terza edizione dell'HR TV Week, la programmazione di Le Fonti TV dedicata al mercato del lavoro. Un mercato del lavoro che a maggior ragione con questa emergenza che abbiamo dovuto e stiamo ancora subendo è particolarmente in eh, movimento. Ma oggi vogliamo iniziare questa HR TV Week con eh, la storia di un imprenditore eh, digitale molto giovane ma che ha già un curriculum davvero degno di nota, perché è attraverso formazione e nuove opportunità di business che si possono ovviamente creare anche nuove opportunità lavorative. Ho qui l'immenso piacere di avere con me Ludovico Cianchetta Vasquez. Grazie essere per essere mio. qui. Grazie a voi per l'invito. Ludovico è founder di BB. Academy, appunto, un imprenditore digitale. Ha fondato la sua prima startup quando aveva 18 anni, adesso ne ha 25, ma ha esatto. già fatto tante cose interessanti. La prima domanda che voglio fare è: come si traduce una buona idea in un business di successo? Beh, ovviamente, eh, la prima regola, a mio parere, è avere esperienza su quel business e acquisirla. Diciamo che io ho iniziato con varie startup, come dicevi tu, ad oggi il mio business principale è nel campo immobiliare, negli affitti brevi e avendo avuto un discreto successo personalmente e avendo avuto attorno a me una cerchia di persone che mi chiedevano come poter replicare questo business model innovativo, perché nessuno lo insegnava praticamente, non solo in Italia ma in Europa, allora ho deciso di diciamo, portare le mie competenze alla portata di tutti con appunto un corso di formazione. Quindi ad oggi il mio business principale è eh, esportato ed è alla portata di tutti attraverso B&B Academy. Attraverso quindi una piattaforma eh, digitale e tecnologica, eh, ma che parte da eh, un business precedente, ovvero quello, il mercato degli affitti brevi certo. con Airbnb. Quindi l'idea è partire da qualcosa che già c'è, ma che persone poi si sono trovate magari a dover affrontare senza le dovute competenze, una gestione ad esempio come host. È certo, così? Esatto. Diciamo che la maggior parte delle persone che io conosco, ad esempio nella mia cerchia anche nutrita, di, di tanti contatti, hanno sempre usufruito di Airbnb come guest, come ospiti, quindi fruitori, come clienti. E nessuno sapeva, prima che arrivasse B&B Academy, di poter accedere a questo. Uh, modello di business anche in realtà come diciamo, fornitori, quindi come proprietari di appartamenti perché tante persone pensano: Io per affittare un appartamento su Airbnb devo possederlo e non tutti hanno una seconda casa da dedicare a questo business. E, e qui invece c'è l'innovazione che abbiamo portato noi di BB Academy, ovvero la possibilità per chiunque, senza possedere un immobile, senza uh, necessariamente una partita IVA perché si tratta di un reddito da locazione. E volendo anche senza investimenti, perché si possono gestire proprietà in cambio di una percentuale, o si può adoperare il subaffitto, quindi comunque con un investimento minimo eh, si può entrare in questo business e diventare host profittevoli. Tant'è che oltre il 90% dei miei studenti, che ad oggi sono più di 1000, che sono entrati in questo, in questo business, non posseggono immobili di proprietà, quindi operano o in subaffitto, pagando un canone di affitto e generando una rendita tale che gli permetta di. Pagare l'affitto, ovviamente avere anche un profitto, oppure gestiscono proprietà per conto dei proprietari in cambio di una percentuale, quindi investimento zero ma rendite molto alte perché poi un immobile su Airbnb a Milano, in una zona neanche troppo centrale, può generare anche 3.000 euro al mese. Quindi, se un mio studente prende il 30%, facendo due calcoli, si tratta comunque ad investimento zero. Di una rendita automatica ma importante, moltiplicata per più appartamenti inizia a generare un gruzzoletto molto importante. Assolutamente, poi in un, in un periodo eh, in cui eh, insomma, le occasioni da una parte non mancano, ma ben vengano opportunità, soprattutto magari per, eh, per ragazzi, perché prima magari chi si affacciava anche al mercato immobiliare da un punto di vista punto di, eh, di gestione che gli investimenti immobiliari poteva avere un'età. Magari avanzata. più alta, avanzata, proprio perché, insomma, magari c'era la necessità di possedere quell'immobile. Invece, in questo modo, anche per le giovani generazioni c'è un'opportunità in più. Un'opportunità in più attraverso la formazione, che è una parola chiave e guida. Eh, in questi mesi, in cui molte persone hanno cercato anche di reinventarsi visto la situazione anche di stallo dovuto ovviamente all'emergenza Covid-19, eh, tu hai riscontrato una maggiore richiesta di formazione. Proprio dovuta a questa fase particolare? Assolutamente sì, sì, ovviamente come giustamente dicevi tu, tante persone erano a casa, avevano voglia o di reinventarsi o di creare rendite aggiuntive, quindi abbiamo avuto un boom di eh, studenti e poi uno dei vantaggi principali di questo business è il poter automatizzare tutto, quindi in realtà una volta che io accedo al corso, studio, imparo le competenze e le applico, posso automatizzare completamente il mio appartamento e quindi abbiamo anche casi di studenti che fanno un altro lavoro, vivono in un'altra città e hanno automatizzato tutto, quindi hanno letteralmente un periodo di formazione fatto con il corso che ovviamente è 100% online, le lezioni sono registrate quindi ognuno ne, prof, ne può fruire quando meglio crede, poi ovviamente c'è tutta la parte di assistenza invece sette giorni su sette dove se qualcuno ha un dubbio può assolutamente eh, interfacciarsi con la nostra assistenza e quindi c'è una parte automatizzata 100% online, ma poi c'è anche una presenza fisica costante da parte mia e dei miei collaboratori che garantisce un'assistenza veramente 7 giorni su 7 a tutti quelli che sono i nostri studenti, non sono mai abbandonati. A se stessa, è importante esatto. anche <ride> ovviamente in, in questa fase. Eh, riguardo anche un po' al, al tuo percorso. Mm, tu, appunto, nonostante la giovane età, già a 18 anni, avevi fondato la tua prima startup, eh, Power Me. Esatto. Poi hai avuto altre esperienze professionali, magari all'interno di, eh, di strutture. Però, diciamo, non facevano no, per no. te. Ecco, che tipo di consiglio possiamo dare a tutte quelle persone che magari si trovano all'interno di realtà aziendali che però eh, non fanno per loro, che quindi volessero intraprendere un percorso come imprenditori digitali? Uno dei diciamo pilastri che sento spesso radicati nella mente di tante persone che lavorano in ufficio è sì però io ho il posto fisso, la partita IVA la vedono un po' come se fosse il demonio, il diavolo <ride> e quindi innanzitutto questo business è ottimo perché sino a tre appartamenti si può svolgere in forma non imprenditoriale quindi senza partita IVA e già questo diciamo, paradigma l'abbiamo estirpato ma anche in realtà aprendo la partita IVA che porta tanti vantaggi e ne parliamo all'interno del corso comunque è un business molto redditizio e quindi consiglio a chi vuole diversificare le proprie entrate, quindi creando una rendita aggiuntiva, sia a chi in realtà vuole proprio, diciamo, mollare gli ormeggi del posto fisso e buttarsi in un business non complicato, senza troppa burocrazia e quant'altro, questo è il business perfetto perché comunque parliamo di turismo che nonostante il periodo devo ammettere, soprattutto con lo smart working, riusciamo a riempire tutti gli appartamenti Beh. Con affitti più a medio termine, quindi magari stanno tre settimane, quattro settimane rispetto a prima, dove magari stavano pochi giorni. Ma oltre a ciò, eh, appunto, è un business automatizzabile che è perfettamente compatibile anche con un lavoro da dipendente, così come un, un lavoro full time dedicato a questo business. Abbiamo veramente eh, una, una miriade di studenti diversi tra loro, imprenditori che fanno altri business che hanno diversificato giovani studenti che eh, vogliono intanto crearsi un'entrata nel frattempo che finiscono gli studi universitari, piuttosto che persone che hanno perso il lavoro, Mh, giovani, meno giovani, abbiamo anche uno studente addirittura over 60 che si è dedicato ah, a questo business e la comunicazione all'interno del corso è veramente semplicissima, spieghiamo tutto nei minimi dettagli, abbiamo anche il supporto di un dottore commercialista che spiega tutte quelle che sono diciamo, le, le, le pratiche burocratiche che fortunatamente non sono particolarmente complicate e quindi è veramente un business alla portata di tutti, sia dal punto di vista della, della, del business stesso che della formazione che è, è semplicissima e è molto elementare. Beh, è sicuramente eh, qualcosa di, di molto molto interessante e insomma, eh, speriamo anche i nostri telespettatori possano ovviamente eh, scoprire e riscoprire, oltre a l'imprenditorialità. Che si sente anche e si percepisce eh, proprio dalle parole di, eh, di Ludovico, in una fase come questa, in cui devo dire mh, ci sono diverse eh, difficoltà, si parla adesso addirittura dello smart working, della società dell'iperstanchezza anche dovuta a tutti i sistemi tecnologici. Ecco, avere delle idee, dei messaggi positivi e propositivi è sicuramente di grande e fondamentale importanza. Tu come vedi eh, il futuro anche del mercato degli affitti brevi, anche in un, in un orizzonte appunto che possa vedere la gestione anche di Covid-19 in una maniera non emergenziale come quella attuale? Chiaro. Ovviamente abbiamo già avuto un assaggio, diciamo, di quello che sarà magari il futuro d'estate, dove comunque i casi sono diminuiti, siamo tornati ad una quasi normalità e infatti le prenotazioni a breve termine sono nuovamente esplose, garantendo comunque sia a me che ai studenti ottimi profitti. Quindi penso che non appena ci sarà un vaccino potremo tornare appunto ad una quasi normalità. Ovviamente questo è un business molto rapido eh, e molto meno, diciamo, strutturato, non c'è magari un ristorante, o un ristorante, mi rendo conto che ha ah, tutta una serie di fornitori, costi e quant'altro. Qui chi opera ad investimento zero non ha neanche un affitto da pagare e quindi letteralmente durante i periodi di lockdown come adesso i miei studenti fanno i migliori affari perché convincono con maggior semplicità i proprietari a farsi dare in gestione degli appartamenti, così come chi vuole operare in subaffitto riesce a strappare dei canoni di affitto ovviamente ancora più convenienti e quindi in realtà questo è un periodo sia di guadagno se si può dire così perché comunque eh, riescono a incassare ma soprattutto di pianificazione per quello che è il futuro e quello che consiglio comunque a, alle persone che stanno guardando in diretta in questo momento questo, questa intervista eh, al di là di affitti brevi e quant'altro digitalizzate ove possibile perché le opportunità ci sono veramente per tantissime tipologie di business al di là degli affitti brevi e nel momento in cui si ripartirà Veramente la digitalizzazione la farà da padrona per il negozio che può aprirsi l'e-commerce piuttosto che il ristorante che invece può lavorare bene con i servizi di delivery. Digitalizzazione è un altro dei termini chiave, poi bisogna vedere come verrà eh, applicato, perché sappiamo che noi partivamo magari con alcuni gap e eh, diciamo la pandemia ha eh, svolto un ruolo di acceleratore rispetto anche a tanti di questi temi. Speriamo che questa digitalizzazione eh, possa avvenire l'iter corretto possa essere uno stimolo in più eh, rispetto proprio a Airbnb che comunque rappresenta il punto di partenza anche eh, del, del vostro eh, modello di business eh, proprio Pochi giorni fa è stato annunciato che ci sarà eh, la famosa IPO al Nasdaq di Airbnb, non è stata ancora svelata eh, la data, ma eh, tutto ciò che riguarda eh, le carte eh, è stato comunque eh, mostrato. Questa IPO che tipo di input in più potrebbe dare anche al eh, mercato di BB Academy? Certo. Ovviamente, già tutte le notizie, come giustamente dici tu, che ci stanno propinando su tutti i media possibili e immaginabili, è una grossissima pubblicità. Tante persone, magari, soprattutto i meno giovani, non erano a conoscenza di Airbnb, non capivano le potenzialità, e quindi è tutta pubblicità, ovviamente, sia per B&B Academy, ma anche per eh, gli host stessi, quindi i miei studenti e tutti coloro che lavorano in questa piattaforma, perché comunque persone inizieranno a cercare che cos'è Airbnb, come funziona, qual è il business model, e quindi. Potenzialmente indirettamente, tutta questa appunto è un, un flusso di potenziali nuovi clienti che si avvicineranno alla piattaforma, prenoteranno i miei appartamenti, così come quelli dei miei studenti e di altri host. E ci tengo anche a, a, a dire che ci sono stati fatti degli studi, purtroppo tanti alberghi eh, in questo momento stanno chiudendo, e quindi c'è anche meno offerta dal punto di vista alberghiero classico, e dall'altra parte, quindi, anche questo si riflette in una. Maggiore opportunità per noi che facciamo affitti brevi con Airbnb, e anche questo, la IPO, sicuramente fatta in questo momento storico, tante persone possono dire: ma come? In questo momento Airbnb ha avuto dei cali nei ricavi e si butta in, 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 questo, in questo settore. Beh, secondo me invece fa riflettere: se una società così grossa che fattura comunque miliardi, decide di investire adesso, significa proprio che anche loro si aspettano in realtà una crescita molto importante a partire dal 2021, ed è quello che eh, mi auspico e sono abbastanza sicuro accadrà sia io che chi opera tutti i giorni in questo business perché nonostante questo periodo dove tanti purtroppo sono costretti a chiudere, noi riusciamo comunque ad ottenere eh, prenotazioni e quindi significa fatturare, incassare. Certo, è un messaggio di, di fiducia nel, nel futuro, nel 2021, anche un IPO, sappiamo, insomma, eh, visto che le fonti tv si occupa eh, ovviamente del, del mercato finanziario con grande costanza. Tante IPO quest'anno sono saltate. Il fatto che questa invece, ok, quest'anno, indicativamente insomma, 2021, però è stata annunciata, vuol dire che insomma delle potenzialità ci sono per il mercato e non solo. Un'ultima domanda che vorrei farti dare: qualche consiglio eh, su. Alcune delle caratteristiche che secondo te eh, un imprenditore eh, digitale, quindi in questo caso non magari chi eh, direttamente eh, segue BB Academy, ma chi vorrebbe invece eh, seguire un po' il modello della tua carriera, ecco, quali possono essere le caratteristiche, le tre caratteristiche per avviare un proprio business digitale. Beh, sicuramente bisogna avere delle competenze nel, nella materia che si vuole andare ad insegnare, che paradossalmente può essere qualsiasi cosa. Abbiamo un nostro studente di BNB Academy che è un maestro di intaglio di frutta thailandese, okay. ad esempio, e lui voleva creare il suo corso per digitalizzare un po' il suo mestiere, comunque adesso lui con i ristoranti, i matrimoni che non si possono fare e quant'altro, giustamente ha avuto un crollo, ha detto voglio monetizzare le mie competenze. E questa è stata una scelta molto intelligente, quindi lui adesso sta creando il suo corso da vendere poi a pasticceri, ristoratori e quant'altro, ad esempio. E, e quindi la prima competenza è sicuramente è essere competenti nella propria eh, materia, essere intraprendenti, perché comunque bisogna avere un minimo di spirito, di iniziativa, nessuno verrà da te a dirti creiamo il corso, devi essere tu. A, a deciderlo e eh, affidarsi ovviamente a strumenti eh, ottimali, c'è tanta gente che dice magari per risparmiare me lo faccio da me, piuttosto che non investo in qualcuno che mi crei un sito web fatto bene o non investo in pubblicità, assolutamente no, investire fa parte del gioco e permette poi di arrivare a determinati risultati e a tal proposito poi avendo avuto tanta richiesta da parte dei nostri studenti che appunto facevano anche altri business, oltre agli affitti brevi abbiamo creato quella che è Utich Academy, un corso di formazione aggiuntivo che abbiamo creato, per aiutare i professionisti come il docente di intaglio di frutta a creare il proprio videocorso. Quindi chiunque abbia delle competenze che vuole monetizzare sotto forma di consulenze o videocorso può prendere il nostro corso UTICH Academy e creare a sua volta il proprio videocorso. E, e questo sicuramente è già un ottimo punto di partenza che copre secondo me il 90% di, delle cose di cui c'è bisogno per digitalizzare, sfruttare le proprie competenze e venderle eh, a terzi. Assolutamente. E l'ultimissima, davvero battuta, hai parlato di eh, investimenti. Ecco, per fare magari il salto di qualità, eh, che tipo di ruolo possono avere investitori, anche professionali, eh, business angel? Venture capitalista, anche che sappiamo nel nostro paese ancora non è così sviluppato come magari in altre realtà, per far fare il salto di qualità anche alle eh, start-up? Beh, io ho avuto un passato in start-up che magari avevano un business model che alle spalle necessitava di ingenti capitali magari per entrare nel mercato B2C della grande distribuzione piuttosto che per esportarsi all'estero. Ad oggi il mio business è praticamente 100% digitale quindi eh, non c'è questa presenza e non, non se ne necessita. Però per tante start up come quelle mie precedenti è, è sicuramente indispensabile e giocano un ruolo fondamentale nel momento in cui secondo me oltre al mero denaro eh, portano anche delle competenze. Quello che io in passato ho notato è che c'è un deficit Cheat, magari da una delle due parti, cioè chi, magari qualche incubatore ti porta delle, delle competenze tale per cui puoi aiutare a scalare il business, ma dopo non riesci a trovare l'investitore, o viceversa, trovi un investitore che è pronto ad investire del denaro e magari non ti dà quelle competenze per migliorare determinati ambiti. Quindi, secondo me. Eh, è, è giusto avere dei venture capitalist e quant'altro alle spalle, ma avendo dall'altra parte magari anche un mentor un, mm. che, che possa aiutare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi, perché poi eh, si può avere anche tanto denaro alle spalle come investimento, ma se non si sa come usarlo, come sfruttarlo, è, è sicuramente no, non è ottimale diciamo, l'investimento. Quindi puntare anche sulla formazione da quel punto di vista può essere molto importante anche per altre tipologie di start-up. Eh. Qui mi ricollego anche all'intervista che ho avuto eh, l'occasione di fare all'interno del, del programma Book Crossing con Bill Olet, che è eh, docente dell'MIT, che ha scritto uno dei libri di maggior successo a livello globale e pubblicato lo scorso anno in Italia, i eh, 24 passi per creare una startup di successo. E ovviamente il tema di competenze e formazione erano eh, ovviamente alla base, così come quello di partire da idee semplici, come l'intagliatore certo. eh, di, di frutta, per Poi, attraverso la digitalizzazione, renderle effettivamente un'occasione di business. Quindi direi che sono particolarmente. siamo allineati <ride> esatto. anche su questo. Il tempo a nostra disposizione ahimè è concluso, ma insomma terremo nel nostro radar ovviamente BNB Academy e le attività di Ludovico Cianchetta Vasquez, che ringraziamo per essere stato qui Grazie con noi. A voi. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV e poi al prossimo appuntamento con la nostra HR TV Week, Targata Le Fonti, terza edizione. Grazie per averci seguito.